bastone. Agagagagra. Allora, succhi e pannocchie, siamo di nuovo qui su Fallout e sto esplorando un po' il Westland. Siamo più precisamente nel lago Walden. Sto esplorando una struttura vicino al lago Walden e questa struttura praticamente è un negozio di souvenir vicino a una casa di un noto di, come si chiama, uno scrittore, uno di quelli che parlava di cosa, filosofia, e quindi questo è lo shop di questo noto scrittore, prima che ovviamente le bombe lo rendessero una merda, un'ecatombe di cacca, e quindi stiamo esplorando questa zona. Esplorando questa zona abbiamo trovato diverse cose interessanti e adesso vi andrò a far vedere cosa ho scoperto. Sì. Cappello da chef! Com'è il cappello da chef? Cos'è? Cos'è che avete preparato di buono, pulpetto di merda? Questo posto è disseminato di bombe. Ai 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 ai, qua è disseminato di bombe grazie alla mia mente geniale. Ovviamente le posso disinnescare tutte. Oh, oh! Ma vaffanculo! Cane di merda! Succhiapalle! Cazzo, mi aveva preso uno sbocco, pensavo che fosse un Mirelurk, una bestia del genere. Qua c'è una scimmia, scatola di tappi, allora questa merda la prendo perché è tutta utile. In questo gioco è tutto utile, ceramica, ferro, rame, oro, c'è anche l'oro! C'è anche l'oro. Comunque, allora vediamo perché qui puzza, la storia. Libro non consegnato. Questo piglio, dopo me lo vedo. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Tappo, denaro, mi serve per il tessuto. Oi! Se mi interrato nel negozio su... coltello... aspetta che qua si scoprono delle cose. Se stai leggendo questo allora sei un idiota, grazie. Non te lo ripeto più, questa porta verrà chiusa, usa l'ingresso nel condotto fognario. La prossima volta che te lo dimentichi sarà anche l'ultima. Mi sono spiegato... Walter! Walter! È bloccata. Che cazzo fai te? Oh, ma cosa fai? Ma sei handicappato? Sei come la community italiana? Ma ce la fai? Se questo si mette a giocare col pupazzo, ma siamo fuori qua! Cioè, qui ci attaccano pure i lupi licantropi della Madonna, no, questo si mette a giocare, ma io so dov'è l'entrata, perché esplorando il lago, che è questo qua, l'avevo vista prima, stavo raccogliendo dei funghetti qui, ho visto l'entrata, ma non sono entrato perché ho detto, è inutile che entro, non so dove sto andando, eccola dov'è l'entrata, hai capito la magagna, eh? Questo esplorando, non sto facendo nessuna missione. Qui stiamo proprio in giro a Katsum! Alla Katsum! Allora, vediamo qui se c'è qualcosa. Come sempre, stiamo sempre attenti, vedete? Adesso vi faccio vedere. Qua sembrerà che non c'è niente, invece, vedete, munizioni, radix. Capito? Dovete andare a esplorare tutto nei minimi dettagli. Acqua, bevi, col cazzo che bevo il colera qua, dell'acqua. Ce la fai! Allora, vediamo se c'è qualcosa qui... Ah! Si è assicurato di avere tutto il necessario prima di iniziare il suo campeggio in quella piccola capanna in cima. Ha ricontrollato la sua lista e tutto il resto. Ed è per questo che si dice all'attorone. Ah! E questo tizio ha inventato il trans... Transcendentalismo, scemo. Sembri proprio un idiota. Come cazzo fai a sapere tutte queste cose? Una volta ho letto un libro... quando avevamo finito i Grognak. Vorrei saper leggere. Capito, stanno leggendo. Aspetta un attimo. Vediamo se riesco a fuggire. Questa volta becco il torso perché la faccia non ce la faccio. Minchia! Minchia, se l'ho sbudellato! Cos'è sta roba? Cos'è quella sborrata bianca che esce? Perché esce quella sborrata bianca? Ma sarà mica un sintetico, Non sarà. Oh, attaccalo! Oh, su che palle! Lo chiamerò su che palle il cane. Mica gli sparo nelle gambe, cazzo! Madonna, sta pistola spacca la mamma! No, aspetta, devo capire perché spruzza sborra bianca quel coso lì. Ma perché? Oh, non sarà mica un sintetico, ma non può essere un sintetico. Dai, non può essere un sintetico. Twitz, vediamo se è un sintetico. No, devo provare se è un sintetico, Perché se siamo già i sintetici siamo messi male qua, Io non ho armi per i sintetici, vediamo se... Ma non vorrei che fosse l'acqua, perché... Non ho capito. Cos'è che ci sono i rumori qua? Cos'è? Vediamo un attimo. Cos'è che sta questo rumore? Non lo so cos'è. Allora, vediamo... Oh! Allora, fucile da caccia!
Stia puttana! Il fucile da caccia! È il mio preferito! Il New Vegas lo usavo come una bestia, lo usavo sempre! Mamma mia, adesso me lo modifico! Vi spacco il culo! Dai, che cazzo guardi! Cazzo guardi! Oh, cosa succede? Oh! Cos'è? Vaffanculo, c'è un altro che si chiama Colpo di Frusta! Già, ce ne sono altri qua! Attenzione! Ah, ma adesso vi scortico la sorella, ve la scortico! Mamma mia, adesso fottiamo tutto, poi vado di là, spacco tutto. Spacco tutto! Allora, ho salvato la partita perché è col cazzo che mi faccio ammazzare per voi, in modalità sopravvivenza, col cazzo, e andiamo avanti, proviamo a vedere. Allora, vediamo, campane a vento, a vento. Ah, campane a vento! Praticamente tu ci passi lì e fai casino, rumore. Ovviamente, vediamo se il cane me le disabilita, vediamo. Se è intelligente me le disabilita. Ma che cazzo fai? Ma sei scemo? Mi fai un casino, guardalo! Guardalo, fa casino! Questo le devi disarmare! Le devi disarmare, stronzo! Vaffanculo, va. Succhia palle. Allora, vediamo. Ah, eccolo qua! Colpo di frusta! Deve essere una donna. Adesso vediamo se la fottiamo con il mio cannoncino qua. Vediamo, è colpo secco, ragazzi. Minchia! Mamma mia! Colpo secco! Puttana, neanche l'ho modificato, eh. Neanche l'ho modificato questo qui. Colpo secco. Figa la madonna. Ostia! Guarda come sta merda. Guardalo che non ci ha visto, sto culattone. So che sei qui. Sì, certo che mi trovi, sì, mi trovi con un fucile in faccia a te e a mamma, ovviamente. Vai cane, vai, spacca tutto, cane, vai. Non mi piace che stai dietro, vai avanti, dai. Portamelo qui, che gli tiro due ceffoni in faccia. Dai, dai, cosa guarda sto cane? Ah, eccolo lì, eccolo lì. E qui serve ancora il mio moschettone laser. Na 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 na. Bam! Visto il moschettone laser? Quasi tutta l'energia, modalità sopravvivenza, chiaramente. Vai cane, vai! Vai cane, vai! Bam! E sei fottuto! In culo! Eccoci qua, allora vediamo, colpo di frusta, fucile a pompa, questi dopo li smantelliamo, prendiamo tutta la roba, qui rubate tutto che tanto poi va smantellata, la roba in eccesso, capiente, abbiamo trovato qualcosa di capiente, dopo vediamo, revolver, perfetto, radix che ci servono, che c'ho un po' di radiazioni nel culo, mi devo curare, poi vediamo cosa c'è qua, vediamo, c'è una cassaforte, c'ho anche le chiavi. C'ho anche le chiavi, allora vediamo. L'oriatore, i jet! Questi li porto, quella tossica di Mamma Marty, così mi prevede il futuro. Quella drogata! Quella drogata bastarda, vediamo cosa c'è dentro qua. Minchia, bottiglia, forcina, mina, munizioni, radix, radaway, steam pack. Perfetto! Mamma mia, perfetto, ci siamo fatti una roba. Ho preso anche la mina, Ho preso la mina, non le minne! Mi spiace, purtroppo non c'erano le minne, ma c'era la mina. Altro jet per la cocainomane. Tappo, vediamo di trovare un po' di roba. Casco da minatore! Minchia, vediamo dopo come mi sta, dopo lo provo, cazzo! Cos'è sta roba? Cestino per... Ma che cazzo è? Ma ce la fai! Mina tappi, questo c'era anche in New Vegas. La mina tappi. Dopo la dobbiamo provare, Ciotola per gatti. Cazzo, come faccio? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ah, la bottiglia, mi serve il vetro. Vetro. Whisky, pigliamo tutto. Piglia tutto. Vaffanculo, trasporti troppo peso. Devo buttare via qualcosa, qualche merda. Vediamo, Vediamo cosa posso buttare via. Vediamo la caramelle gommose. Cazzo, me le faccio? Caramelle gommose. Poi buttiamo via, vediamo cosa c'è qua. Steampack no, vediamo in varie. Cartelletta, va. Vediamo qua se c'è qualcosa. Qui materiali, no, i materiali mi servono, però butto via. Ma la chiave combinata a me faccio un cazzo. Via, ok, a posto. Guarda un altro jet! Minchia, quella drogata cocainomane di Mamma Murphy mi dovrà dire il futuro pure di mio figlio! Pure il suo!
Oltre che il mio. Mamma mia, io da... c'ho tanto di quel jet che la faccio schizzare nel culo. La faccio schizzare nel culo. Ah, guardate dove siamo. Negozio di souvenir. Lago Walden. Siamo andati dall'altra parte. Adesso usciremo e siamo nel negozio. Minchia, madonna, guarda qua che roba, oh. Minchia, questo è un lanciamissili della madonna. Lo voglio, cazzo, lo voglio. Minchia, appena trovo questo, vedi te. Questo lo voglio. Lanciamissiloni, minchia, guarda che roba, cazzo. Mamma puttana. Mamma tua. Quella mamma tua proprio. Infatti siamo qui, vediamo. Siamo qui, il cane è qui, ci siamo tutti a posto. Sta cazzo di scimmia non so cosa serve. Oh, che cazzo fai? Cazzo fai, oh? Ma perché sei illuminato? Cos'è che fa, oh? Oh! Cos'è, oh? Esploso qualcosa, cos'è? Ma avevo disattivato tutto, ma che cazzo fai? Io non capisco. C'era qualche bomba nascosta allora. Vabbè, tanto... A posto, abbiamo fatto tutto qua, mi sembra. Mi sembra di aver fatto tutto, sì, non c'è più nessuno in giro. Mamma mia, che paesaggi, ragazzi. Non so se avete il gioco, ma qua ci sono dei paesaggi che mi fanno masturbare. Vedete, siamo lì nel lago Walden. E adesso ce ne andiamo a casa, a Sanctuary. Torniamo indietro perché dobbiamo depositare tutto, che non c'ho più un cazzo di posto. Sono pieno, c'ho i mutandoni pieni. Pieni, pieni. Eccoci qua. Allora, trasferisci. Noi andiamo sull'inventario. Come sempre, su materiali. Scarichiamo tutto. Tutto. Cioè abbiamo l'accendino placcato oro, vedete? Che dà anche l'oro. Per i componenti, per le strutture future. A posto. Adesso vi faccio vedere casa mia. Adesso vi faccio vedere casa mia. Eccola qua. Guardate, questa è casa mia. Ma che cazzo c'è qua? Il mappamondo buggato. Anche la lampada. Guarda che roba, oh. Ma vaffanculo! Qui deve sta... Perché non si mette dritto? Ma vaffanculo, vai, vai a cagare, va. Buggato. Dopo vi faccio vedere, eh. Allora, ho messo tutti i banchi da lavoro per l'armatura dentro casa, perché almeno è più comodo. Faccio io, è più comodo, capito? Così c'ho tutto lì, tutto senza uscire di casa, perché poi scoppiano le tempeste, un casino. Le armi doppie, triple, quadruple, quello che c'è, le buttiamo via, le mandiamo a fanculo, tanto non ci servono. Queste sono armi di base, proprio. Artigianale, pistola, pistola automatica, sono cagate. Le vere armi arriveranno dopo, adesso non abbiamo neanche fatto neanche una missione della storia, abbiamo fatto, quindi non c'è niente. Visto che io il corpo a corpo non lo uso, anche se è potente, ma il corpo a corpo non lo uso. Minchia, guardate qua, abbiamo il mitragliatore a canne rotanti. Le smantelliamo, ho preso il revolver artigianale e soprattutto abbiamo il fucile da caccia. Ah, mamma mia, il fucile da caccia, guardate qua cosa c'è, guardate, guardatelo, guardatelo, fucile da caccia. Questo lo modifichiamo, diventa un animale, diventa un animale. Comunque i doppi, fuori dai coglioni, perché ci prendiamo tutto, legno, metallo, acciaio, perché dobbiamo costruire un po' di roba, no? Quindi i doppi fuori dai coglioni, le armi, i pettini, poi dopo appena arrivano le teniamo, e basta, ci siamo, abbiamo smantellato tutto, a posto. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, vi presento la mia ragazza, perché sì, ho fatto venire a vivere con me la mia ragazza, sì. Siete pronti? No, perché... Dovete vederla, eh? Adesso ve la faccio vedere, un attimo che devo controllare le armi, perché vi devo far vedere quelle... Allora, devo sistemarle prima di tutto qua. Revolver, poi mi serve il fucile da caccia, questo qui, che lo metto subito qua, così mi servirà, guardate che figata, guardatelo. Questo è il revolver, chiaramente, ovviamente sbudellato, eccolo qua, guardate com'è New Vegas, eh. Esattamente quello di New Vegas. Sì, sì. Cane! Cane! Allora, eccola qua. Questa è la mia ragazza. Eccola qua, piacere. No, no, non fate conto che si chiama cadavere. Dopo le cambio il nome. Adesso però non la dobbiamo disturbare perché è stanca morta. Mamma mia, sono terribile quelle battute. Sono terribile! Sono terribile. Allora abbiamo fatto, vedete, il generatore medio. Qua stacchiamo la luce. Vedete? Tac. La riaccendiamo. Generatore elettrico. Dentro casa. A posto. Abbiamo tutto. Stavo arredando piano piano. Vedete? Qua ci sono i divani. Questa lampada del cazzo. Che non ho capito perché è buggata. Io non ho capito perché è buggata. È buggata. Cioè ogni tanto vi ritroverete gli oggetti spostati.
non so, come se ci fosse un poltergeist, una madonna geist, una madonna gay. Allora, praticamente, come si fa a sbloccarla, a sbuggarla? La raccogliamo, la buttiamo a terra, rientriamo nell'editor, eccola qua, e si riaddrizza da sola. Praticamente raccogli, torni nell'editor, la butti giù, la raccogli, la butti giù, torni nell'editor e torna dritta. A posto. Abbiamo concluso, perfetto. Qui c'è il cucina da campo, banco da lavoro per le armi, armature. Questo è un coso per riciclare i pezzi avanzati, però mi serve uno che se ne occupi. Adesso non ho personale, qui c'è il laboratorio chimico. Qui c'è il cane, a posto. Questa è la mia base per adesso. Ciao bella, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Ok, perfetto, abbiamo concluso. Per oggi è tutto. Direi che ci siamo. Ah, aspettate, adesso vi devo far vedere un'altra cosa, vi devo far vedere un'altra cosa. Ah, un'altra cosa vi devo far vedere. Perché nell'ultimo video non abbiamo ancora finito con l'orto. Non so se vi ricordate, no? Non abbiamo ancora finito perché ci mancava il cibo per completare quella missione di fare il cibo abbastanza per tutti. Allora, guardate, cocomero. Pare che stia venendo bene. Cocomero. Cocomero. Cocomero, guardate quanto cazzo crescono. Guarda, cocomero. Cocomero. Zucca e zucca. Limurta de Mehmet. Ci abbiamo cibo per un esercito. Ovviamente, raccolti tutti, risorse, andate su cibo e anche qua buttiamo giù. Guarda, ne ho 6 di cocomeri. La prossima raccolta ne avrò 12. Cioè, mi servono 3 mappe per completare tutto, per piantarli tutti. Comunque, vedete, voi piantate, anche se sono di più, no? Adesso il cibo basta, ma voi piantate ancora. Piantate, piantate, piantate. Ancora piantate, perché tanto fra un po' arriva altra gente. Arriverà altra gente. E quindi dobbiamo piantare più che possibile. Anzi, mi sa che dopo lo devo allargare ancora, questo orto, perché non ci sta più la sega, non ci sta niente. Cioè ormai, non so, è diventato veramente un orto cittadino. Ne dovrò fare più di uno, mi sa, perché qua veramente è diventata una roba bestiale. Posto, posto, il cane che cazzo fa? Oh? Ma che cazzo fai? Dai, andiamo che tardi, dai. Andiamo che tardi, perché qui devo andare, poi... Allora, devo trovare quel coglione dove è finito, quel testa di cazzo di Svaskets, di come si chiamava, Smurgior, Smurdoch, Smurge, Smurdo, Smorto, lì, quel cazzo di ingegno, eccolo qua, com'è che si chiamava, vediamo, Asturges! Mica, c'è il nome è proprio schifoso, proprio Sturges, proprio Sturbo, Sturbato, a posto. Allora, il problema è che restiamo qui, siamo vulnerabili, dobbiamo costruire delle difese. Adesso dobbiamo fare le difese. Difese mi serve il materiale, bello. È bellissimo. Mi serve il materiale, qui faccio tutto io, Qui mi sembra di essere la puttana del villaggio. Faccio tutto io! Strunz! Comunque, ci becchiamo al prossimo video. Abbiamo fatto tutto. E buona cagata a tutti. Ci siamo, il villaggio sta prendendo forma. Las Vaginas sta prendendo forma. Tanti like per Capobassone. Agagagagra.